una condizione drammatica, un'emergenza che non finirà a breve, anzi destinata ad aggravarsi se non si trova una soluzione condivisa. Lo dice in un suo appello Caritas Ambrosiana, di fronte all'ondata di profughi che arrivano non solo alla stazione centrale ma anche a Garibaldi. Scappano dalla Siria attraverso l'Egitto e la Libia. Da ottobre lo hanno fatto in 9.200 e giungono stremati a Milano con la prospettiva di andare via il più presto possibile. Ma le famiglie, come ovvio, si trattengono qualche giorno di più. Solo ieri sono stati 348 i profughi, di cui quasi 90 i bambini. E allora la richiesta è ovvia, di prima e urgente necessità. Sono persone poi che abbisognano di prodotti appunto per l'igiene personale, prodotti per l'abbigliamento, pannolini per bambini. Ecco perché abbiamo ritenuto di fare questo appello, un appello che riguarda sia ovviamente la raccolta fondi, perché questo è sempre un dato fondamentale in questi casi, sia una raccolta appunto di generi di questo tipo, sia anche la raccolta di quel bene preziosissimo e inestimabile che è un servizio di volontariato, quindi la messa a disposizione di ore lavoro, ore di presenza. Sono circa 1.000 i siriani ospitati complessivamente nelle diverse strutture, nei dormitori cittadini. E davanti al massiccio arrivo di queste ore, la Caritas ha attivato l'accoglienza a pieno ritmo anche nel centro di Via Salerio. 100 posti letto nella struttura rinnovata all'interno del grande storico centro delle Suore della Riparazione. Realtà che verrà inaugurata proprio il 20 giugno prossimo, in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Milano diventa una specie di hub, uno snodo, quindi un luogo dove si arriva, ci si ferma per qualche giorno. Teniamo conto che quando arrivano come famiglie sono a volte bambini anche molto piccoli, provati dal viaggio, a volte hanno qualche patologia, quindi il riposo a Milano per qualche giorno serve anche un po' per recuperare le forze,